Ciao a tutti, nel video focus di questa settimana vi mostreremo l'assortimento di pietre nelle misure mini che potete trovare nel catalogo di Hobby Perline. Vi abbiamo già detto molte volte quanto il nostro responsabile acquisti sia attento alla scelta dei prodotti, soprattutto per quanto riguarda appunto la categoria dedicata alle pietre dure. Se avete già acquistato da noi, sapete benissimo che le pietre dure, diciamo che sono reperibili sul catalogo di Hobby Perline, sono tutte di qualità A, quindi di un'ottima qualità, salvo dove è diversamente specificato, ossia ci sono delle pietre nel catalogo di Hobby Perline classificate come premium quality o top quality, quindi di qualità ulteriormente superiore. E ce ne sono pochissime, pochissimi esempi di pietre, magari di una qualità AB, per esempio, quindi di una qualità leggermente inferiore a quella che è il nostro standard. Come vi stavo dicendo, appunto, questo è sempre specificato all'interno della descrizione del prodotto. Se conoscete bene il nostro sito, se navigate spesso il nostro sito, sapete bene che la categoria, la macro categoria dedicata alle pietre dure si trova all'interno della categoria perline e che all'interno di questa categoria tutte le pietre sono divise per tipologia, ossia sotto onice nero troverete tutte le misure e le forme di perline realizzate con l'onice nero che abbiamo in quel momento in catalogo e così per tutte le altre pietre. Oltre a questa che è la suddivisione principale, troverete poi dei raggruppamenti di prodotti, quindi per esempio per forma. In questo caso, quelle che state vedendo qui, che vi mostro in questo video, sono i tondi mini. Quindi all'interno di questa macro categoria pietre dure troverete una categoria che si chiama mini, all'interno della quale abbiamo suddiviso i tondi lisci dai tondi sfaccettati. Sono appunto tutte le pietre che potete vedere qui esposte. Sono disponibili sia i tondi lisci che sfaccettati e tutte le pietre, tutti i tondi che trovate raggruppati in questa categoria, sia fra i tondi lisci che quelli sfaccettati, sono compresi in un range di 2 o 3 mm. Ma va da sé che trattandosi di misure veramente piccole, di pietre veramente variegate, ce ne sono di tantissime tipologie, ci potrebbero essere delle leggere incongruenze. Può essere un valido esempio di questo che vi sto dicendo, osservare un po' più da vicino queste due pietre, entrambe classificate come 2 mm, si tratta di un'amazzonite e un'acquamarina, ma è visibile ad occhio nudo che l'acquamarina, risulta più grande, appunto, ed effettivamente ha una misurazione con il calibro, potremmo notare che l'amazzonite, che è questa più verde, misura 2 mm scarsi, con precisione 1,9 mm, lo potete vedere qui, mentre l'acqua marina appunto supera i 2 mm e misura addirittura quasi 2,5 mm. Questo dipende ovviamente dalla tipologia di pietra e dalla durezza della stessa pietra, che appunto rende più o meno facile, diciamo, l'esecuzione del taglio e della forma per trasformare appunto la pietra grezza in una perlina. Le pietre mini sono utilissime sì per la realizzazione di semplici bracciali, bijou, insomma, di montaggio, dal gusto particolarmente fine, diciamo, elegante e fine, ma possono ovviamente essere impiegate anche in altri modi. Ad esempio, potrebbero essere utilizzati come dei distanziatori tra una perla e l'altra in delle collane. Oppure possono essere utilizzate anche negli schemi di tessitura, quindi con le perline in vetro pressato, con le Super Duo, con le Rocaille, con le Delica, perché appunto la piccolissima dimensione fa sì che possano essere montate, per esempio, in sostituzione alcune volte delle Rocaille. Quindi via libera all'utilizzo di pietre dure anche per schemi di tessitura o tecniche embroidery.
Per quanto riguarda le tipologie, come potete vedere, sono tantissime, ce ne sono veramente di ogni tipo, dalle più comuni come possono essere l'ametista lavanda o l'onice nero, all'aulite turchese, sodalite, il granato, la malachite, quarzo rosa, l'apatite che è un pochino più particolare, angelite, turchese, tormalina multicolor, agata colorata e quant'altro. Ce ne sono veramente di tantissime tipologie. E in più ci sono quei due o tre casi di fili che contengono o più pietre o la stessa pietra in più versioni di colore. Ne è un esempio questo qui, che è un filo di tondi sfaccettati da 2 mm e come potete vedere contiene tre diverse tipologie di pietra. In particolar modo troverete il granato rosso, l'apatite blu e il peridoto. I tondi mini vengono venduti nella confezione a filo, quindi l'intera lunghezza del filo, appunto, che è quella standard 38-40 cm per ogni tipologia di pietra. Come vi ho detto in apertura del video, le trovate sotto pietre dure nella loro specifica categoria e la categoria pietre dure la potete reperire sotto la macro categoria perline. Ciao, a presto!